Buonasera a tutti, siamo qui al Circolo Schermaterni in occasione dell'Open Day del progetto Nastro Rosa, eccolo qui per l'appunto, in compagnia di Leonardo Sciarpa. Ciao Leonardo, Buonasera. buonasera, perché tu proprio terrai questo corso, sei un pochino il frontman, se vogliamo, di questo progetto. Allora, ce ne vuoi parlare un pochino? È un progetto molto importante. Sì, è un progetto molto importante che la Federazione Italiana Scherma sta spingendo molto negli ultimi tempi. È un progetto che nasce sulle basi di studi effettuati in Francia, per la precisione da una fisioterapista e schermitrice, che si è accorta che alcuni movimenti effettuati nella scherma, specialmente con la scherma di sciabola, sono facilitanti e possono riabilitare quelle che sono le muscolature interessate nei vari interventi al seno. Da questi studi la federazione ha subito colto la palla al balzo per poter istituire un progetto come questo, appunto Nastro Rosa, per appunto divulgare la scherma a fine terapeutico. Benissimo. E è appunto Nastro Rosa perché soprattutto si occupa delle donne che sono state operate al seno. Esatto, perché rivolto inizialmente alle donne operate al seno, ma anche purtroppo ci stiamo accorgendo che questo tipo di problema può insorgere anche in soggetti maschili, quindi nasce come nastro rosa, ma può essere Nastro ampliato azzurro. anche all'azzurro, esatto. All'azzurro, molto bene. Proprio il corso, come è strutturato, quando inizierà, Il dove si svolgerà? corso si terrà qui nel nostro circolo, Circolo Schermaterni. Io sono uno dei maestri appunto dello staff del Circolo Schermaterni e faccio parte anche dello staff della nazionale di sciabola giovanile dell'Under 20. Si terrà presso i nostri locali con cadenza bisettimanale. Il corso è articolato con una parte iniziale di riscaldamento, chiamiamola, quindi con l'utilizzo di musica proprio per rimettere un po' in movimento tutti i vari muscoli, per poi iniziare con quella che è la parte specifica di scherma. Nella scherma chiaramente partiamo dai fondamentali, dalle prime cose, dai primi movimenti, per poi in futuro arrivare anche magari a fare piccoli assalti o cose un pochino più movimentate. Bene, questo progetto, oltre al Circolo Schermaterni, coinvolge anche altre istituzioni e associazioni. Esatto, sì, noi qui a Terni siamo affiancati dalla LILT, a Sport e Salute e dalla Federazione Italiana Scherma, appunto. Molto bene. Allora, Leonardo, ti lascio andare all'Open Day, alla presentazione. Ti ringrazio tantissimo, ti faccio un grande in bocca al lupo a te, a chi ti affianca, alle tue allieve, perché è un periodo, un percorso importante. Ringrazio. In bocca al lupo. Grazie.